posso fare una domanda? Dica. Un po' stupida. Sì, ma quei carboni non bruciano? Io guardi, c'ho le, io ho le mani temperate. Le mani prima che brucio, che mi bruciano a me, lei a quest'ora si è scontato. Io vedo che questo, naturalezza... Io sono caldo, la mia moglie è fredda, fredda in tutti i modi, vabbè, quando arriva 50 anni si è marcasciale artico, vabbè, ma lei sente sempre il freddo, allora si accosta senza me, dice che io scotto sempre, meno male. Ma siete combinati, va bene. La gente che lavora col fuoco. No, ma io a me, io le mani le ho sempre calde. Sempre calde, anche i piedi sempre calde, se non lo so come mai. E poi ti ho detto, prima che uno io mi scotto, sì, le volte quando arriva il fuoco, un po'. Allora gli racconto un particolare, quando mio padre lavorava un pezzo di ferro forte, ma grosso, allora quel tagliolo le tagliava un pezzo, ma rosso in terra. Allora i contadini camminavano scalzi. C'era avuto un callo, un callo così quello. E lui, il mio papà, che il mabbo era un po', lo mette il piede, fuma. Niente. Ma quando è arrivato al vivo era disastro. Dopo il callo, eh. Marona, ma veramente, guarda, c'ero io, mi ricordo quel particolare.